Le notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Stiamo parlando di cose da fare questo fine settimana. Bene, c'è una bella opportunità per famiglie, per i bimbi, ma non soltanto, anche perché ha riaperto da poco uno spazio molto molto bello. Per intenderci, siamo tra Collegno e Grugliasco, ma ancora a Torino. In via Cornier ha riaperto le porte di Cascina Falchera. Quando, cos'è, perché, insomma, ci facciamo raccontare tutto dalla responsabile della comunicazione del consorzio Kairos, che poi si occupa di Cascina Falchera. Diamo il benvenuto a Lea Iandorio. Buongiorno, benvenuta su GRP, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, Cascina Falchera ha riaperto le porte, che cos'è? Cosa vuole fare? Cosa ci offre? Allora sì, Cascina Falchera ha aperto le porte il 26 maggio, quindi da pochissimo, quindi siamo molto ancora emozionati per quell'apertura e per tutte le cose che andremo a fare. Il Cascina in realtà è uno spazio, è un bene comune che è stato della città di Torino, che è stato dato in concessione appunto al consorzio Kairos, che per 19 anni cercherà di far vivere questo luogo in una maniera particolare, cioè aperta ai cittadini, aperta alle famiglie, con i laboratori che vogliamo fare ogni venerdì e sabato mattina. Quindi, come dicevi tu, domani mattina a partire dalle 10 ci sono ben due laboratori a cui le famiglie possono partecipare. Famiglie si intende i bambini con i genitori, non soltanto i bambini devono partecipare a queste attività, ma ci teniamo che sia una cosa fatta proprio insieme anche per vivere, sì, veramente la famiglia. Che laboratori sono, Lea? Allora, guarda, i nostri laboratori, quelli di domani, hanno dei nomi un po' particolari, perché uno è per costruiamo una capanna, quindi che ha a che fare con il bosco, con le foglie, con tutto quello che appunto è il mondo degli alberi. Mi sembra molto da qui, qua e qua, quando leggevo Topolino, che andavano nel bosco la domenica e poi costruivano ste robe, ci stavano il pomeriggio dentro, facevano il picnic, che poi è il sogno di tutti i bambini, costruire una capanna, dimmi la verità. Esatto, tra l'altro si può anche fare il picnic, quindi una volta finito il laboratorio, effettivamente, se uno vuole, può rimanere lì a fare il picnic, oppure può usufruire del servizio del, diciamo, bar che c'è lì all'interno di Cascina. C'è questo chioschetto che abbiamo chiamato proprio il chioschetto, dove è possibile prendere qualcosa da mangiare, quindi quello assolutamente è proprio così, come dicevi tu. E l'altro laboratorio invece ha sempre a che fare con la terra, esatto, terra, fonte di vita, così l'abbiamo chiamata, perché ci piace proprio che i bambini e le famiglie possano vivere anche col tatto, no? Che possano anche capire com'è l'importanza del suolo, della terra, della sua tutela, e quindi che mettono le mani nella terra anche. Quindi questo sicuramente è anche molto interessante. Poi altri laboratori che si faranno nei prossimi weekend, ce ne sono tanti, per esempio animali in Cascina, perché ci sono anche degli animali all'interno di Cascina. Abbiamo degli agnelli, abbiamo una mucca, abbiamo delle capre. Che bello, si ritorna a contatto con la natura le domeniche di una volta, in famiglia e a contatto con la natura. Quindi proprio in Cascina, perché mi stai rievocando cose che insomma si vivevano ed erano la normalità. Oggi invece non sai più cosa sia, quindi è molto bella questa iniziativa. Tra l'altro c'è una pagina Facebook per rimanere aggiornati su tutti gli eventi, tutti i laboratori che ogni fine settimana Cascina Falchera offre. Io ringrazio tantissimo Lea Iandorio per essere stata nostra ospite e per aver condiviso con noi questa bella cosa. Grazie a voi, vi aspettiamo. Ciao. GRP.